Buongiorno, miei cari. Siete pronti ad omaggiare il vostro nuovo vice direttore? E saresti tu? Ma chi altri se no? A me non dispiacerebbe affatto quel posto. Neanche a me. Io mi ci vedrei proprio bene. Cercavo un testo divertente e contemporaneo e l'ho trovato in Follia d'ufficio, scritto da Alessandro Martorelli. Con un linguaggio molto colloquiale, anche la storia si svolge in un ufficio, un ambiente comune a tutti noi, dove sei persone completamente diverse l'una dall'altra sono costrette a convivere per anni a stretto contatto, fino a quando scoppia la scintilla una mattina, quel giorno in cui uno e soltanto uno di loro sarà promosso a vice direttore. Io? Vice direttore? Ma che state dicendo? Il gorilla, che è un'opera d'arte realizzata per noi da Marco Lodola, simboleggia per i personaggi il punto di arrivo delle loro ambizioni. Di fatto, invece, anziché elevarli a una posizione migliore, li accompagnerà a uno stadio primordiale e loro, infatti, si comporteranno come primati. Sei una carogna insensibile. Io non voglio essere come te. Piccola, insignificante, verruca di formica. Vipera! Scimmione! Oddio, il cuore! Sto per avere un infarto! Ma ci prendi per il culo? Falla finita! Cafone! Stronzo! Di merda! Io? Forse non siamo così buone come tu pensi. E io, che pensavo che fossi tutto casa, famiglia e sani principi. Un amico non ti tradisce mai, vero? Vero? E io non ti ho mai tradito! Grazie.